Martedì ci troviamo al nuovo di Via Olimpia, allenamento misto dei giovanissimi e allievi che si stanno preparando per l'ultima gara di campionato, sarebbe in anticipo, giovedì, con gli Aquilotti San Salvo, l'ultima gara di campionato di questa seconda fase di campionato. Ma i ragazzi stanno più preparando per il torneo che comincerà da venerdì, il 14° Piceno Cup di San Benedetto del Tronto, dove ci presenteremo con una formazione mista di giovanissimi e allievi. Ci sarà mister, ovviamente mister Gabriele. Andiamo a San Benedetto, venerdì pomeriggio abbiamo la prima gara, il sabato abbiamo due gare sempre di pomeriggio, il primo pomeriggio è verso il tardo pomeriggio, e se andiamo in finale ritorneremo la domenica sempre là. L'anno scorso siamo andati in finale e abbiamo perso la finale solamente ai rigori. È un gruppo misto, ci sono ragazzi con la casacca, gira, con la casacca bianca, l'altro gruppo con la classica divisa d'allenamento. Mancano, penso non manca nessuno, da quest'altro lato sono gli esordienti di mister Giuseppe. Fai venire Pitbull in porta. Sì, sì, così non rischia. Così non rischia. Pare ci sono tutti. Vedo anche che c'è Alessio Ceroli, che l'altro giorno a Perano è uscito dolorante, soppicava proprio, aveva battuto la schiena, ma mi pare che non lo vedo, aspetta. Oh, ciao, bravo Pitbull. C'è Alessio? Ah, meno male, allora ha ripreso. Calcolando il cannello provinciale quando è scarso, capito? C'è scarso. Ecco, il gruppo adesso viene seguito da mister Giovanni, che sta vicino alla porta, mentre mister Gabriele sta qua con il preparatore dei portieri Aurelio, c'è anche Matteo. Ok, come detto, da quest'altro lato ci sono gli esordienti di mister Giuseppe, c'è anche l'altro mister Roberto Verna. Stiamo preparando per questo torneo, dopo di questo torneo c'è altri tornei, cioè, però concludiamo proprio in bellezza con il Memorial, dove ci dobbiamo ben figurare, in quanto questo Memorial è organizzato dalla nostra società e dobbiamo fare bella figura, come lo abbiamo sempre fatto. Signori, alla prossima ripresa.